Dai, 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 che gli applausi non fanno male a nessuno, ancora meno a noi. Allora, ragazzi, poi momento per i saluti e i ringraziamenti ci sarà, abbiamo tanto tempo, abbiamo appena iniziato, intanto salutiamo tutti gli amici che ci seguono dalla radio, quindi la stragrande maggioranza, a parte il pubblico del Piper, invitando ancora chiunque volesse e potesse questo pomeriggio essere con noi, può venire, troverà i nostri Martini Royale. Grazie per i Martini Royale, grazie cara, grazie. E anche gli appetizer del Pink Bar, quanto lo rimpiangeremo, il Pink Bar di Casal Palocco. Allora, però, oltre a questo c'è poi lo spettacolo, arriviamo subito a Felice. Qui Andrea, l'avete capito, è leggermente tifoso Andrea Pintucci, no? Il maestro Pintucci. Laziale. Sembrerebbe laziale, l'ho sentito troppo coinvolto, qua dice scusa. Il Piper lo do a mio figlio, ma io non ho capito a chi si riferisce Andrea Pintucci. No, probabilmente forse vuole richiamare un po' forse quello che è successo ieri sera, forse sì, allo Stadio Olimpico, sì, dove si è celebrato. C'era qualcuno allo stadio ieri? C'era qualcuno, c'era un sacco di gente. Erano 40.000. 40.000? E non sono pochi, insomma. Ecco, bene che la Lazio abbia, sono, la Lazio abbia i suoi sono emersi i colori biancocelesti del club, perché tutto lo stadio era di fatto tappezzato da questo foglio di carta bianco con la Forza scritta Lazio in celeste, che significava forza, il significato è Forza Lazio. Forza Lazio, esatto. Qual era la scritta, Felice? La scritta è, mi pare, sì, libera la Lazio. Libera la Lazio, perché la Lazio non è libera, è libera la Lazio. La Lazio, no? È libera. E allora, scusa, è libera nel momento in cui il tifoso è riuscito a fare questa, diciamo, ad esprimersi in questo modo, in un luogo pubblico, in modo civile, sereno, trasparente, passionale, sensibile. Vabbè, come sempre, poteva farlo ogni volta, ogni domenica, no? No, prima ha ragionato 10 anni e poi dopo ha deciso di fare questo, che è un'altra cosa. Che va comunque valutata, ponderata bene, cioè non è che il giorno dopo l'acquisizione di una società, ecco, che subito una tifoseria dice no, questo non mi piace, a me non va, prendiamone un altro. No, assolutamente no. La situazione si è praticamente in progressione quasi naturale, no, si è sviluppata al punto che il tifoso non è più riuscito a mantenersi nei propri limiti, ma ha voluto, ecco, dimostrare a tutto il mondo quanto sia bello e importante esprimere un proprio consenso. Cosa vuole il tifoso della Lazio secondo te? Assolutamente non vuole, non vuole guadagnare se non sentirsi partecipe ad un progetto, partecipe ad un programma, coinvolto in un certo tipo di attività, più vicino al club e ai giocatori, no? Perché vi voglio dire una cosa in assoluto, con molta fierezza anche lo dico, una società con una squadra di calcio che partecipa e fa le proprie attività sportive senza una propria tifoseria è una società destinata al fallimento. Questo è quello che mi sento di dire e di ringraziare tutti quelli che a distanza di tempo sono riusciti a capire come e in che maniera cercare di coinvolgere un presidente che, al di là dei comportamenti così corretti che ha potuto fare, agli atteggiamenti che ha potuto assumere in questi suoi 10 anni di presidenza, ha dimenticato una cosa, che il calcio è anche passione e la passione arriva esclusivamente attraverso i propri tifosi. Voglio dire, la capacità tecnica di un giocatore che la si porta sul campo per farlo esprimere, per cercare di arrivare a vincere la partita e centrare quegli obiettivi importanti che vengono riservati, no, il giocatore che va sul campo ha bisogno di un grosso sostegno, che non è solo il sostegno da parte della società, ma è un sostegno che ovviamente gli deve pervenire anche da parte dei propri tifosi. Felice Pulici, Felice, guarda, al di là di tutto adesso di chi sta di qua, chi sta di là, perché credo che ci sia pure qualcuno che la vede in maniera diversa, no? Naturalmente. La tua visione è corretta in assoluto,
non hai detto nulla assolutamente di discutibile, è molto corretto, il tifoso conta, deve anche segnalare conta, è indispensabile. È indispensabile, deve segnalare. Non si può richiamare il tifoso solo nel momento di difficoltà o di crisi. Però mi ricordo che anche Cragnotti ad un certo punto, se non sbaglio, disse: potrei farne a meno del tifoso. Questo non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto? Anche perché aveva una struttura, aveva una struttura attorno che era composta da anche ex giocatori, aveva degli elementi che facevano parte del club, che conoscevano la storia del club, di conseguenza era impossibile, forse può aver esagerato dicendo... Ma forse in un momento, forse con Signori, quando Signori doveva essere mandato via... Ha ascoltato i tifosi però, e lì... alla fine, però credo che... Lì è stata una situazione... Mi sembra, Felice, non è che voglio... Poi, A distanza degli anni forse anche il tifoso oggi gli avrebbe consigliato di cedere Signori, perché sarebbe stato uno dei primi, delle prime cessioni, diciamo, a peso d'oro, ecco, tutto sommato. Però lì in quel momento ci fu una manifestazione, non dico di protesta, di come no, Felice? No, ma tu confondi, no, la protesta con il modo di esprimersi da parte di una tifoseria di afflato, che comunque fa sentire il proprio peso, fa sentire la propria importanza, al punto che Cragnotti in quel momento retrocede da questo tipo di investimento, certo, e lo mantiene nell'ambito della squadra, e questo è stato un atteggiamento che è stato molto apprezzato da parte della tifoseria. Con questo non significa che il tifoso però forse non deve avere Cragnotti a tenersi Signori ancora, no? Non lo so, adesso però fatto, arrivavano molti soldi per la società. La società però comunque è andata avanti comunque lo stesso e ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. Voglio dire, con questo non significa che il tifoso deve intervenire sulla gestione, no? O sulla, diciamo, sulla possibilità di acquisizione di giocatori, no? per comporre l'organico, assolutamente mai. Il tifoso però comunque metterlo in una condizione di partecipazione che lo metta proprio nella possibilità, ecco, di poter fare i sacrifici, di avere la soddisfazione di fare quei sacrifici. C'è gente che per fare l'abbonamento no, lo prende anche a rate, voglio dire, che per venire a vedere una partita fa dei sacrifici enormi, quindi voglio dire, ecco, tutte queste situazioni non possono essere disconosciute, come in questo momento sembrerebbe che il Presidente si sia comportato. Beh, la cosa clamorosa è manca che... Manca la voce, Andrea. Sì, perché ieri ho urlato per quasi due ore. Questo, stavo dalle parti. Ma non puoi tu, non puoi. La cosa che non va bene è proprio questo atteggiamento in cui io tifoso mi devo rassegnare, perché l'atteggiamento è questo e si protrarrà sine die, addirittura portando la società nelle mani di un... Ma rassegnare a cosa? Scusa. Rassegnare. Allora, se dobbiamo fare un'analisi, oggi abbiamo qui un campione d'Italia che 40 anni fa vinceva lo scudetto con una Lazio casalinga, diciamo, rispetto a quello che poteva essere il calcio di oggi, no? Una giusto, poi il proprio. Vabbè, una Lazio diversa, no? La casalinga nel senso non era, non aveva nomi. Una Lazio costruita, perché dici perdi uno scudetto 5 minuti dalla fine dell'ultima partita, certo, l'anno prima. Come lo perdi? E lo vinci dopo? No. Vuol dire che la squadra c'era. Evitiamo di dirlo. Come lo perdi, no? Sennò... Mica era il gol di Turone, quello felice. No, Turone. Turone è quello di Sentire. Lei mi sta confondendo. Mi sto confondendo. I periodi. Non sono attrezzato io, certo. No, lei ancora non era nato. Non era nato. O quantomeno non partecipava già. No, ai dibattiti pubblici no. Bravo. Andrea, attenzione alle parole. Attrezzando. Sentendo anche le interviste degli ex campioni quando andavano a firmare i rinnovi di contratto, era quasi sempre Lenzini, li levava i soldi e toglie, mi raccontavano alcuni calciatori. Quindi era così. Entri in un argomento che è molto importante, no? Che è quello del maestro Manzi, no? Sì. Maestro Manzi, ma insieme a te ci entriamo, sì. Quando lui si esprimeva, esprimeva nella sua posizione. Qui abbiamo gli alunni. Ecco, no, ma voglio dire, nella maestro, sua posizione. Tu te lo ricordi bene, lo dici io perché. Lo ricordo benissimo, poi te lo dico. Sì. Ma nella sua posizione di privilegio, no? Sì.
di padrone anche in quel tipo di trasmissione che è andato a fare, no? Poi dopo entreremo nei particolari. Lui esprimeva quella passione che dovrebbe esprimere un presidente, come lo esprime il giocatore che va sul campo, la sensibilità che aveva il maestro Manzi lo deve esprimere anche un presidente, perché la squadra di calcio non è, appartiene alla città, appartiene ai tifosi, non è soltanto un fatto economico, non è un fatto personale. Se io devo essere presidente della società per raggiungere i miei obiettivi individuali, no, siamo fuori dallo schema. Qui deve subentrare proprio la capacità di esprimere questa passione, di cogliere questa passione anche negli altri, no? Come faceva il maestro Manzi. Io avevo già acquisito la licenza elementare, eppure lo seguivo con straordinario interesse, perché aveva una capacità di cogliere nell'animo di tutti quanti, quelli che sapevano scrivere e quelli ancora analfabeti, no? Nel suo modo di essere, nel suo modo di proporsi, arrivando addirittura ad essere anche, diciamo, quasi un rivoluzionario, diciamo, nella sua specificità, no? Ed è questa la cosa più bella. Ecco perché in questo momento esce fuori questa figura, no, importante, straordinaria. Si parla poi di una figura che inizia con, diciamo, la messa sul mercato o l'introduzione della televisione, no? Ma lui già da prima si era preparato a questo tipo di momento. Però non si è fatto strumentalizzare la televisione, è lui che ha preso la televisione per sé, per cercare comunque di rendersi ancora più efficace. Ha utilizzato quel mezzo, grazie Felice, perché noi con Felice siamo sicuri di una cosa, che l'equilibrio è la sua stella polare, che la correttezza è la sua stella polare, che il non parlar male di nessuno, non parlare male. Beh, io credo che nella vita, male di nessuno, perché credo che nella vita siano importanti gli esempi. Sì. Gli esempi sono i punti, certo, di riferimento per tutti quanti noi, perché altrimenti non saremmo in grado di fare due passi, due ho detto, se non avessimo riferimenti come il maestro Manzi, perché è giusto che ne parliamo in questo momento. Lui ha espresso quello che era il suo modo di essere e noi abbiamo l'obbligo quasi di seguirlo, chi lo vuol seguire per quel tipo di percorso, altrimenti devia da un'altra parte. Io sono stato con Lotito 2 anni, molto bene, ho cercato di esprimere il massimo in questi 2 anni. Come di lavoro, Felice? Molto bene, soltanto che poi dopo non condividendone più il modo di essere ho dovuto fare la scelta, o continuare sul suo trend che non piaceva, oppure me ne dovevo andare, me ne sono andato.